So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't want them. Ed eccoci in compagnia di un altro componente dell'associazione socioculturale Don Albino Jovic, naturalmente tanta operatività, tanta grinta dietro le quinte di questa bellissima giornata e tanti protagonisti. Allora, un portavoce che appunto Remo fa parte di questa associazione, state lavorando da stamattina, immagino. Lavoriamo da circa 10 anni come associazione. Io personalmente sono socio fondatore, sono cassiere, sono contabile, sono componente del direttivo, quindi mi occupo a 360 gradi dell'associazione. Ma ce la mettete davvero tutta per portare avanti in qualche modo questa passione, questa comunità che vuole intraprendersi e vuole essere sempre, come dire, piena di iniziative per la propria collettività, ma anche insomma per tutte le persone che poi aderiscono in questa circostanza. Hanno aderito davvero tantissime persone. Certamente, lo spirito che ci anima è solo e soltanto quello, un rispetto reciproco nei componenti dell'associazione. Ed eccoci ancora con un gruppo operativo, siamo ancora con l'associazione che ha dato davvero vita a questo pomeriggio bellissimo. Insomma, Fausto Scinocca dell'associazione Don Albino Jovic, è stata una giornata fantastica e tantissimi, come dire, le persone che sono intervenute sia nella giornata appunto dedicata allo sport, ma poi anche quelle che tra pochissimo anche interverranno nella parte successiva. Sì, è stata una bellissima giornata, iniziata il pomeriggio con Giancarlo De Gregorio, con la Matese Mondana. Ho visto molti amici, ci sono venuti a trovare, io purtroppo non sono potuto andare con loro perché avevo altri impegni qui in piazzetta, però molte mountain bike, molte biciclette. Abbiamo avuto qualche problema con l'arrampicata, però problemi logistici, però abbiamo risolto tutto, siamo partiti in tempo. Ringraziamo Emi, Pierpaolo e tutti quanti dell'arrampicata, poi un grazie particolare alla SD Sporting Bovianum di Antonella Pollicella, alla Pro Sport di Gianluca Perrella, il Karate di Francesco Di Giorgio e il Group Sailing Borgo Molisano di Roberto Verone. Penso che sia stata la scuola di ballo della maestra Erika Dance, quindi penso che non manco nessuno. Ovviamente un ringraziamento a tutti gli sponsor che permettono sempre questa bellissima giornata e ci stanno sempre vicino, quindi penso che è andata bene. Poi valuterà la gente se rifarla o meno. Assolutamente, quindi si replicherà l'anno prossimo con un'altra edizione. Davvero complimenti. Grazie. Eccoci con naturalmente una delle ragazze che hanno partecipato attivamente in una e più delle attività. Le abbiamo visto protagonista non solo con il super jump, con la zumba, adesso a seguire con il group cycling, insomma davvero tantissime attività. Come è andato questo pomeriggio? Allora, bellissima iniziativa del Comitato Associazione Socioculturale Don Albino Jovic. È una giornata di sport, allegria, tante attività, discipline, zumba, super jump. Vabbè, sì, ho partecipato perché sono sportiva, perché faccio parte della palestra da tanto tempo, stiamo iniziando group cycling, ottime iniziative vanno solo fatte e organizzate sempre. Bene, ed eccoci ancora qui a Monteverde di Boiano. Abbiamo lasciato per un po' la parte sportiva, quindi l'attività ginnica, vero presidente, per trasferirci in qualche modo in un altro settore. Qui i profumi i nostri telespettatori non li possono sentire, noi sì, ma vi assicuriamo che il prosieguo della serata è davvero invitantissimo. Perché cosa accadrà dopo l'attività sportiva, cosa accadrà dopo le premiazioni? Allora, dopo le premiazioni, dopo aver consumato tante energie, tante calorie che abbiamo provato tutti, Pinocchio, tutti i tipi di sport che ci stanno, poi dopo stasera avremo il piacere lì di fare la polenta e la salsiccia arrosto, che il merito poi di tutto quanto questo va alle signore e a Remo che si dedicano alla parte tecnica, perché poi dopo sì, è bello tutta la manifestazione che è stata fatta sportiva, però poi la cucina è tutto merito loro. Bene, anche la gola vuole la sua parte. Anche la gola vuole la sua parte, diciamo che nonostante tutto, che insomma sono svariati anni che collaboriamo assieme, hanno sempre fatto delle belle cose, hanno sempre preso delle belle iniziative. Ebbene, allora presidente, facciamo così, noi abbiamo, prego. Allora, la signora? Carmelina. Allora, con la signora Carmelina andiamo a scoprire cosa bolle in pentola. Vediamo un po'. E allora, in pentola, prego.
puoi anche avvicinarti, perché è il caso che i nostri telespettatori guardino che cosa abbiamo qui in padella. La cotica ripiena. Oh, allora abbiamo infatti il sugo che verrà utilizzato come condimento per la polenta. Allora, la polenta ovviamente ancora non è pronta, ancora non siamo nei preparativi, però abbiamo questo sugo che è davvero ha un profumo davvero invitante, possiamo lasciare aperto. Allora, come intanto da che ora siamo qui a mescolare il sugo? Dalle 3 di oggi pomeriggio. Più si cuoce meglio è. Quindi praticamente avete iniziato insieme, voi e lo sport, solo facendo due attività diverse. Sì, infatti. Allora, come avete, come dire, come vi siete organizzati nella preparazione? Nel senso, quanta carne macinata c'è? Quanto sugo avete messo? 5 kg di carne di salsiccia sbriciolata, va bene l'olio, la cipolla, un po' di rosmarino, vino bianco e poi abbiamo messo la salsa. Quindi il famoso sfritto che si fa all'inizio, no? Sì, e poi abbiamo messo la salsa proprio di casa. Bene, quindi è proprio, sarà un sugo proprio di quelli che si fanno tipo la domenica. Sì, forse è meglio. Allora, però abbiamo visto, ecco, qui possiamo un attimino riaprire in questo momento, che il sugo contiene anche, che cosa ci diceva? La cotica ripiena? Sì, in che cosa consiste? Eh sì, questa è la cotica del maiale. Che cosa contiene? Allora, contiene, abbiamo fatto sbollentare le cotiche, le abbiamo tutte belle pulite, poi abbiamo fatto il ripieno con formaggio, mollica, prezzemolo, un poco di aglio e l'uovo. Abbiamo fatto un bel ripieno e le abbiamo tutte arrotolate. Bene, quindi il piatto finale sarà composto da un pezzettino di... Vabbè, la polenta, un pezzettino di cotica ripiena e buon appetito. E questo bel sugo fumante che appunto verrà, che darà questo gusto al tutto. Chi dobbiamo ringraziare qui in cucina? Facci tu una bella panoramica. Noi siamo un unico gruppo, tutti per uno, uno per tutti. Quindi allora, dici tu i nomi. Dora, Maria Rosaria, Remo, Carmela, Clorinda, il nostro presidente va bene, chi dimentico? Gianluca, Carmine, Felice, Alfonso. Mo sicuro mi sfugge qualcuno. Chi sarà di voi poi protagonisti? I nuovi veramente. Certo. Allora, chi sarà poi di voi protagonisti della polenta? Che cucineranno la polenta? Fausto, Remo, Maria Rosaria. Bene, allora a tra pochissimo. Dobbiamo dividere chi va giù a servire e chi rimane in cucina. Certo, allora a tra pochissimo con i nostri telespettatori torniamo nella parte sportiva per bruciare qualche altra caloria. Conviene perché la cena è davvero succulenta e sostanziosa. A tra poco. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. E ancora, come potete vedere alle nostre spalle, ancora tanta l'energia dei vari gruppi che sono intervenuti in questo bellissimo pomeriggio dedicato allo sport, in questa giornata dello sport organizzata dall'Associazione Socioculturale Don Albino Jovic. Ebbene, allora a questo punto noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito in questa puntata di Viaggio in Molise e naturalmente vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti. Potrete infatti seguirci sul canale 11 per il Molise, sul canale 96 per l'Abruzzo, sul 749 Roma Lazio. Abbiamo ancora il canale tematico Molise Mio 212 e se volete rivedere tutte le puntate di Viaggio in Molise potrete andare sul nostro sito internet www.telemolise.com. Mi raccomando, seguiteci tutta l'estate. Grazie.